Buongiorno, io sono Chiara, frequento la terza al liceo scientifico di Merate e sto facendo una settimana di alternanza qua all'osservatorio nella sede di Merate, in cui intervisto le giovanissime che lavorano in questa sede. Io oggi sono con Arianna e la prima domanda che volevo farti è come mai hai scelto di dedicarti al campo dell'astrofisica e come mai hai scelto di lavorare qua nell'osservatorio di Merate? Ho scelto di intraprendere astronomia dopo le superiori perché ero appassionata di matematica e in particolare mi ha sempre affascinato l'universo, lo studio dell'universo, mi piaceva la cosmologia alle superiori e l'ultimo anno delle superiori ho fatto un corso di astrofisica e quello mi ha fatto capire, diciamo, che era quello che volevo fare poi tutta la vita. E l'osservatorio di Brera è stato un po' un caso perché una volta finita la tesi magistrale, diciamo, ho applicato per diversi dottorati in tutta Italia nei posti dove avrei potuto continuare a studiare ciò che avevo iniziato durante la tesi magistrale, e l'osservatorio di Brera era uno di questi, quindi ho applicato e poi sono stata presa. E in questo momento cosa stai studiando? Ah, dunque, durante i miei primi 2 anni di dottorato, mi sono concentrata sullo studio di sistemi binari con una stella di neutroni e una stella compagna di piccola massa. Li sto studiando, a diverse lunghezze d'onda e quindi, a diverse fasi evolutive, perché a seconda, della fase evolutiva è più indicato studiarli ad alte energie oppure in altre bande dello spettro elettromagnetico. Quindi, durante il primo anno in particolare mi sono focalizzata sullo studio in banda X, quindi durante la fase di accrescimento in cui la stella di neutroni è circondata da un disco di accrescimento e quindi il sistema è visibile alle alte energie, e anche in banda ottica per via della stella compagna, che appunto trasferisce materia sulla superficie della stella di neutroni. E poi invece la fase successiva è quella in cui il disco di accrescimento non c'è più e il sistema si riaccende in banda radio perché abbiamo l'emissione della radio pulsar. E quindi sto facendo anche uno studio in banda radio, che sarebbe la, diciamo, lo sviluppo del mio progetto di tesi magistrale. E quindi sto portando avanti anche quello studio lì. Per il futuro invece hai qualche progetto particolare in mente? Per il futuro spero di continuare a studiare questi sistemi e di comprendere qualcosa di più sulla fisica, perché non è ancora del tutto chiaro come